Ben ritrovati amici di Weekend Dance, la signora Bettola arriva ad Aversa. Fiale Kennedy, grande inaugurazione, guardate il servizio. Signora Bettola, da Napoli si avvicina anche ad Aversa, no Carolè? Ma sì, io direi una cosa, ormai non ci sono più confini, ormai non ci sono più, è un 3.0. Sai, la gente pensa che sia un format, no, è un ideale, è un grande ideale. È un ideale, la signora Bettola è qui in via... Chi deve visto format? Via? Viale Kennedy, non poteva che cambiare. L'illustratore di Aversa. L'illustratore, no? Il grande presidente, no? Diciamo, non c'è differenza tra Napoli e il 3.0 che è davvero. C'è differenza, assolutamente no. Perciò ho detto non è un format, ma è un ideale, perché dove se chiudi gli occhi tu non sai se sei a Aversa, non sai se sei a Vico Satriano o se a Via Medina. Quindi noi potremmo anche dire, caro amico mio, che la signora si presta a tutti. Si presta a tuttissimi. E io voglio fare un grande in bocca al lupo a tre... veramente persone che hanno capito che questo ideale va coltivato. Mena è l'unica donna di questi tre matti, c'è Carmine e c'è Diego, quindi un grande in bocca al lupo a tutti e tre, e che ci sia un quarto, un quinto, un 8.0. sfidiamo il futuro. Mi trovo in mezzo a due bellissime donne, due bellissime signore, perché la signora si presta per tutti, diciamolo. Ve li presento. Diego. Ciao, buonasera a tutti e benvenuti, anche se in maniera virtuale, all'interno di Signora Bettola 3.0, due a Napoli e qui in via... E in Viale Kennedy numero 9 ad Aversa. Lo stradone, quello mitico, eh? Assolutamente, quello più figo, quello più bello. Mi presenti l'altro tuo socio? Assolutamente, Carmine Di Lorenzo. Carmine, buonasera, auguri, complimenti. Ciao, grazie, buonasera, io sono Carmine... E sono il socio di Diego. E niente, io sono una tradizione e lui è l'innovazione. Ecco, vai, tradizione, viva innovazione. Ragazzi, viva la signora Bettola. Viva la signora Bettola. Viva la signora Bettola. Sì, sì, lo spunto di Carmine è fondamentale, perché oggi ci troviamo in quello che poi è il nuovo concept di Signora Bettola. Perché i nostri ristoranti su Napoli vivono di un concept diverso, molto più tradizionale, caratteristico. Qui abbiamo fatto, tra virgolette, un po' un upgrading di quello che ovviamente è tutta la struttura. Quello che proponiamo all'interno dei nostri ristoranti di Signora Bettola 3.0 rispecchia alla perfezione quello che è tutto il menù culinario della Signora Bettola di Napoli. Quindi troverete la solita pasta e patate, genovese, il nostro ragù, le polpette della nonna, cova passi e pinoli, ma categoricamente all'interno di un contesto diverso e io direi, se tu sei d'accordo, anche emozionante. No, per le persone che ci guardano da casa in questo momento non si sa quale fosse l'orario in questo momento, ma l'acquolina è arrivata. Immagino di sì, anche l'odore c'è, quindi voglio dire, non ci resta che invitare tutte le persone a venirci a trovare quanto prima. Assolutamente, quindi l'acquolina c'è, caro amico mio. Assolutamente sì, questo ci fa molto piacere. E la cosa bella è proprio perché signora Bettola ci insegna a tutti che dalla tradizione c'è anche l'innovazione, quindi cosa dire, viva la vita ragazzi, viva signora Bettola. Aspettiamo il 4.0, il 5.0, sì, no, allarghiamoci, oh no, allarghiamo. Assolutamente, no, diciamo che lo preannunciamo, facciamo un'anteprima, noi adesso saremo prossimi anche all'apertura di un nuovo ristorante a Santa Lucia a Napoli, che rispecchierà questo concept, e poi ci sarà in estate un'altra sorpresa, perché abbiamo preso anche un lido.
Vabbè, io già so il lido qual è, ma dai, non lo voglio spoilerare. Dai, la cosa importante, lo inaugureremo insieme, quindi voglio. Però quindi, diciamo che c'è tanto da divertirsi. No, perché ci dobbiamo mettere a dieta, quindi. Assolutamente, bravo. Però chiaramente forse lo spoileremo pila con qualche stories, ma bravo, non lo diciamo. Bravo. La cosa che diciamo qui ad Aversa, in Viale Kennedy numero 9, la signora si presta a tutti. Ed è una signora Bettola. Ragazzi, vi aspettiamo. Presento non la signora Bettola, la signora Federica. Ciao ragazzi, ciao a tutti. La tradizione c'è, vedete? Sì, perché noi siamo superstiziosi. Io mi sono riempita proprio. Piena piena. Ma questa è una guardiola stupenda. È una riproduzione, sì, effettivamente proprio uguale, ed è bellissima, sì. Io ne sono innamorata, proprio di ogni angolo di questo locale. L'ho visto nascere, quindi ogni cosa in più nuova per me è stato... È un figlio. Un altro figlio, agli altri due. Sì. Questo è il 3.0. Sì, è un altro figlio, Diciamo che questo è... io lo sento un po' proprio più figlio mio, perché gli altri due io ci sono entrata che già c'erano, però questo è proprio nato insieme a noi, quindi lo sento proprio come primo, è il terzo, ma per me è come se fosse il primo. Anche Diego, tuo marito, è emozionatissimo, perché siamo in un punto strategico della città di Aversa, che è il viale Kennedy, cioè frequentatissimo, ma poi questa sera tantissima gente che sicuramente saranno potenziali clienti vostri, perché come si mangia la Bettola. Allora, io ora lo dico, ma voi pensate che io ovviamente sono di parte, ma si mangia una squisitezza. Io da quando sono in signora Bettola avrò messo tipo 3, 4, 5 kg. Ma chi se ne frega? No, ma non mi interessa, mi piace mangiare, qui si mangia bene e continuiamo a farlo. E allora, signora Federica, ci vuole ricordare gli amici di Weekend Dance, i due signora Bettola a Napoli e questo che è il punto 3, allora, i primi due. Allora, c'è quello a Via Medina e poi c'è quello in Vigo Satriano, che anche quello è bellissimo, benissimo. Ok, e questo è il terzo, quindi veniteci a trovare in uno dei tre, qui vedete delle cose nuove e quindi vi aspettiamo tutti. Un'altra persona che non poteva non essere qui questa sera per dare anche lui un augurio speciale alla signora Bettola qui ad Aversa. Assolutamente sì, io penso che questo sia il sogno di due ragazzi che si sta avverando ed è la dimostrazione che Carmine e Diego, Se ci credi nelle cose che vuoi realizzare, poi le realizzi sul serio. La mission è quella, se uno ci crede riesce sempre. Fino in fondo, bisogna crederci. Un augurio speciale a loro due per questa inaugurazione. Ma in realtà che sia la quarta, la quinta, siano infinite dopo queste praticamente. Happy birthday. Grazie. Non si chiede Diego l'età a una donna. No, vabbè, ma qualsiasi età le dovessi avere, ne ha meno rispetto a quello che ovviamente... È un numero. È un numero, è un dettaglio. Ma noi in realtà, Dino, devi sapere che questa inaugurazione l'abbiamo fatto sapendo del fatto che oggi fosse il suo compleanno, perché dobbiamo festeggiare due volte. Lo chiediamo al marito, vediamo cosa dice. Ma è vero? Abbiamo dovuto rallentare i lavori per far sì che... Per far coincidere le... Sì, assolutamente. Ma che marito, che amici che ha. Ma sono stupendi, veramente. Vi ringrazio. In diretta. Poi, devi sapere che lei è felicissima a parlare avanti alle telecamere, al microfono. Sei avvezza a questo, sì, ti piace? Assolutamente, sì. E allora, sono happy birthday. To you. Auguri. Grazie, tanti auguri, grazie. Vale. Grazie. Però voi quanti anni poi? Allora, no. 18.